Gaia Pallottino, della Rete Ecosocialista. Lievemente sconvolgente parlare nelle mie condizioni. Vorrei comunque riportare il discorso a quelle che erano le intenzioni di Piero Bevilacqua per gli interventi del pomeriggio, e cioè l'attività delle associazioni. Io rappresento qui la rete ecosocialista che ispirandosi all'intervento di poco fa di Maurizio Cervo, no scherzo ovviamente, ecosocialismo barbarie, già lo si diceva da molto tempo. Allora, noi stiamo facendo da un paio d'anni un'attività diciamo di promozione e di suscitare l'interesse di tutti quegli strati di popolazione che non partecipano a convegni come questi, che vivono in quartieri un po' periferici. Abbiamo cominciato con Roma, ma adesso la rete si è allargata a varie città italiane, e l'idea è quella di suscitare in queste persone l'interesse per quello che li circonda, per le condizioni a volte non buone di vita che hanno, verso tutta una serie di obblighi che il vivere quotidiano pone a queste persone. Lo facciamo attraverso una tecnica che è quella di parlare con queste persone attraverso le assemblee popolari, che sono una tecnica abbastanza diffusa per esempio in Gran Bretagna, eccetera. Cioè sollecitare il fatto che ogni persona prenda la parola dopo un intervento breve, prenda la parola e dica quello che pensa, e ci si scambiano idee. Questo ha dato dei frutti molto interessanti, e stiamo continuando questo lavoro in alcune zone di Roma, e per suscitare interesse a fare delle battaglie veramente condivise, veramente nelle quali si crede veramente per il miglioramento della città. In questo momento diciamo gli obiettivi fondamentali sono di interesse diciamo per quanto riguarda i rifiuti, una battaglia contro il termovalorizzatore, poi c'è la questione della mobilità. Noi vorremmo una mobilità alternativa attraverso mezzi di trasporto pubblico. Come già è stato detto, questa amministrazione è veramente poco sensibile a quello che si dovrebbe fare per rendere migliore la vita di coloro che abitano a Roma. E poi parliamo anche dello stadio della Roma, che si vorrebbe fare in una zona che io ho visitato, particolarmente bella, una collina meravigliosa, pietralata, tutta ondulata con dei prati e degli alberi, non degradata come dice il sindaco, che ci vuole far credere che bisogna dare un migliore look a quell'area che da anni è destinata ad essere un parco pubblico. Sulla questione delle costruzioni, diciamo a Roma si sta prevedendo un piano di costruzioni molto intenso, che non hanno la finalità di dare aiuto agli abitanti diciamo meno abbienti della città. C'è un gran bisogno di case, si costruiscono ancora appartamenti di lusso come avviene in varie zone. Adesso il tempo è poco, avrei dovuto portare una carta per farvi vedere dove, però pensate alla zona dove era Scoop, vicino alla stazione Tuscolana,
Ecco, quella è una zona dove si potevano fare tante cose, c'è un'area libera e ci si costruiscono appartamenti di lusso. I poveri a Roma non hanno case popolari da 40 anni. Si parlava prima di Renato Nicolini e dell'effimero. All'epoca di Nicolini non solo c'era l'effimero, ma c'era un sindaco che costruiva case popolari. Da allora non sono state più fatte. Pensiamo a quello che succede nei confronti delle popolazioni meno abbienti, di coloro che stanno arrivando e che la nostra Premier vuole mettere in prigioni, di fatto ne vuole costruire una per ogni regione per poi rimandarli a casa. È veramente sconfortante pensare che questa gente che il capitalismo ha condannato ad andare via dal proprio paese perché gli sottraiamo risorse eccetera, quando finalmente dopo aver attraversato il deserto e aver attraversato il mare arriva in Italia, che è il luogo di primo approdo sventuratamente, non ha altra risposta che quella di essere messo in gabbia e poi eventualmente rimandato a casa, sempre che si faccia, perché non ci siano, perché non ci sono neanche soldi per questo. La rete ecosocialista sarebbe ben lieta di collaborare, stiamo aprendo un'ipotesi di collaborazione con l'ultima generazione per fare delle cose insieme e saremo molto contenti di avere altre persone con le quali lavorare nella direzione di tutelare il suolo non cementificato che deve essere protetto, di riciclare i rifiuti che devono essere raccolti in maniera differenziata e non bruciati, di ottenere tutta una serie di cose che sono indispensabili per per allontanare il più possibile quello che sembra invece avvicinarsi sempre di più, che è la biosfera, il collasso della biosfera. Io voglio ringraziare gli organizzatori di questo incontro che hanno avuto la lucidità non solo di dare un titolo forte, il collasso della biosfera, tutti ne parlano, ma poi fare un incontro con questo titolo è una cosa forte. Speriamo che questa cosa esca da queste stanze e poi anche aggiungere i compiti della politica. I compiti della politica sarebbero importanti, ma non mi pare che la politica si faccia carico di questa cosa. Ci sarebbero molte altre cose che vorrei dire, ma penso che avverrà in fasi successive. Vi ringrazio. Grazie a voi. Sicuramente ci saranno altre occasioni per confrontarci e speriamo anche con più tempo e più spazio. Insomma.